Bentornati nel TCG Online di Pokémon. E sì, oggi non apriamo niente, oggi lottiamo in formato standard, perché sono riuscito a farmi un mazzo monotematico di tipo lotta. Vi spiego come ho fatto questo mazzo, voi direte, mi stai spacchettato pochissimo di tipo lotta nell'episodio precedente, solo un Mega Lucario X. E io vi rispondo sì, però in questo gioco ci sono anche gli scambi. Quindi sono riuscito a ottenere abbastanza carte. Prima di tutto ho messo 3 Machop. 3 Machop, 2 Machoke e 2 Machamp. Dovevo mettere dei Medicham al posto di questo Machamp, però non li ho ancora. Medicham sarebbe un grande aiuto a questo team perché soffro molto i Regice, che per chi non lo sapesse sono immuni ai Pokémon X quando attaccano. E quindi ho deciso di mettere Machamp per ovviare a questo problema per adesso, che ha pur sempre un attacco decente e aumenta di 20 il danno di tutti i miei Pokémon. Poi ho preso altri due Landorus che sono utili per mettere energia mi pongo in panchina per una strategia che adesso vi spiego. Avevo un Solrock, l'ho messo perché con generatore solare ci prende due delle energie speciali. Ho un Lucia X che può essere utile contro i mazzi, per esempio quelli erba che utilizzano molto gli stadi. In questo modo faccio 100 di attacco, no, 100 di danno. Mi sono fatto scambiare due Lucario X che sono delle carte ottime. Dovrei metterne 4 probabilmente in questo team, ma per adesso ne ho soltanto due. Con 180 kp ho Missile Pugno a 3 attacchi, è rarissima questa cosa. E l'attacco migliore è la seconda, con solo 2 energie puoi pescare fino ad avere 6 carte in mano. E poi, dato che avevo sboostato il Mega Lucario, l'ho messo. Anche se adesso ne ho 2, vedete? Ho 2 Mega Lucario e un Mega Lucario Foil. Vi spiego adesso come me li sono fatti scambiare perché è una bella storia. Poi abbiamo Tonico Evolutivo, ne ho 2 mi pare. No, 3. Serve per far evolvere più in fretta Lucario e i Machop. Ho due Ultra Ball per prendere le carte in mano, ne avevo quattro prima, le ho levate per mancanza di spazio. Quattro pattini, se esce testa pesco tre carte, l'ho utilizzata al posto di Tierno che ci fa pescare sempre tre carte perché ho molte carte d'aiuto in questo mazzo. Poi tre lettere del prof per prendere le energie base. Mi sono reso conto che dato che utilizzo solo due energie base lotta, no, 12 energie base lotta e quattro speciali, molto spesso l'ultima non mi serviva. Poi un'altra Ultra Ball, però di un'espansione diversa. Quattro scambi che mi permettono di scambiare Pokémon. Quattro Elisio che costringono l'avversario a scambiare un Pokémon e decido io chi viene scambiato. Quattro Ornella, qui devo ringraziare Johnny Hanson semplicemente perché io ne avevo soltanto due, mi pare, o una. Non, no, me ne avevo due. E lui me ne ha date altre quattro. Me ne servivano due, lui me ne ha date quattro e sono riuscito a mettere nel mazzo perché sono utilissime, perché mi permettono di prendere un Pokémon Lotto e una carta strumento. 4 Muscle Banda per fare più danni, 4 energie speciali e 12 energie normali. Si basa molto su fare molti danni con questo mazzo. Adesso cerchiamo l'avversario giusto. E devo dire una cosa, nel formato standard ci sono un 50% di mazzi con Yveltal e Regice, che sono molto forti contro il mio mazzo. Un 40% di mazzi, quali erano? No, un 60% di quei mazzi e un 40% di mazzi originale, diciamo. Il mio per fortuna adesso è tra i mazzi originali. Il Pokémon iniziale è ovviamente Lucario X, dato che Machop lo utilizzo principalmente per quei 20 danni in più. E non scelgo mai all'inizio Pokémon in panchina perché non voglio fare spoiler all'avversario di quale sia il mio mazzo e dargli un vantaggio. Lettera del prof prenderà le sue energie e adesso molto probabilmente, ecco qua, energia elettro, la metterà su Eevee per farlo diventare subito un Jolteon. Se avete visto lo spacchettamento, sapete che Eevee si evolve immediatamente nel momento in cui gli date un'energia. In questo caso diventa Jolteon. Lucario X è molto forte perché attacca fin da subito. Ha un attacco non influenzato dalla resistenza e poi colpo rotante che ti fa pescare tanto. Adesso mettiamo in panchina i due Machop. Le mettiamo tranquillamente. Poi prendiamo prima le carte con Ornella, in questo modo abbiamo le carte che ci servono e c'è meno scelta per quando le prenderemo con i pattini, anzi forse sarebbe stato meglio fare il contrario. Comunque, chi prendo in mano? Vorrei prendere un altro Lucario, però forse ci serve prendere Machoke? No. Allora, non so niente del mazzo dell'avversario perché non me lo sono mai trovato contro, quindi al momento preferisco andare sul sicuro e prendere Lucario X che è una delle mie carte migliori e prendere poi da qua la lettera del prof. Perché la lettera del prof ci permette di prendere le energie, non avevamo le energie in mano. Lettera del prof la utilizziamo, prendiamo due energie a scelta, abbiamo soltanto energia lotta. Non possiamo prendere energie speciali. Adesso, nel caso ce ne capitasse una, utilizziamo due pattini. Speriamo di prendere almeno una testa. Ok,
questo non ha funzionato, possiamo utilizzarne un altro. Ti prego, fammi pescare adesso. Ok, peschiamo 3 carte. E peschiamo un'altra ornella e molta energia. Diamo l'energia all'Lucario. L'altro non lo giochiamo per adesso, casomai vorreste fare il birchino. E missil pugno. Fa sempre danni. 60 perché è debolezza. Perché debolezza? Dovrebbe essere... Ah, è vero, scusate. È semplicemente perché è più tipi sono ammassati in una sola energia qui. Lotta dovrebbe essere... L'energia lotta dovrebbe essere sia lotta che terra. Quindi Jolteon, essendo vulnerabile alla terra... Tuono bomba, quanti danni fai? E deve scartare un'energia. Le doppie energie in colore. Abbiamo vinto, si è ritirato. Volevo mettere questa energia e fare tanti danni all'avversario, dato che l'energia speciale fa in modo che... aumentano di 20 i danni all'avversario. Un regalo che può contenere sia monete... contiene sia monete oppure pass torneo che vengono utilizzati per il torneo. Ok, 2 pass torneo. Non ho detto come ho ottenuto tutte queste carte. Semplicemente ho fatto dei tornei. Ho ottenuto buste espansione tramite tornei. Ma ho ottenuto 4 casse. Adesso le apriamo. Sì, ho fatto molte lotte e ho ottenuto molti premi, tra cui Yveltal. Mentre le prendiamo, vi spiego. No, mentre apriamo con le casse, vi spiego. E con le buste espansioni tu puoi scambiare molto facilmente con l'avversario. Per esempio, ho scambiato, ho preso 2 set da un Lucario e un Mega Lucario con, mi pare, 5 buste espansione ognuna. Danno 5 monete più una carta. La carta è Gardevoir X. Benissimo, Gardevoir X, ne valeva la pena. Ne apriamo un altro, otteniamo sempre 5 monete e una carta. E la carta è Groudon, ne avevo già uno. Ho aperto 8 bustine di Primal Clash e mi sono usciti, credeteci, 5 carte X in 8 bustine. Ok, doppia energia in colore, non è molto. Ma ora ve le faccio vedere tutte le carte X che ho. Ho trovato un Groudon, 2 Groudon X, Wailord. Legame con Rayquaza. Ok, sono buoni i legami. Per sfortuna non ci sono quelli con Lucario, a quanto ho capito. Semplicemente perché... Dislessia, portami via. I legami, che sono quelle carte che ti permettono di attaccare nello stesso turno in cui Mega Evolvi, sono stati inventati nell'espansione dopo quella di Lucario. Quindi io non posso giocare bene Lucario. Allora, ho preso nelle 8 bustine, ho trovato un Aggron X. Mi pare fosse Aggron X. Aggron X, 2 Groudon X, Wailord e... No, Tyranitar l'avevo fatto con una bustina che avevo preso nel torneo che ho giocato oggi. Quindi sì, ho molte carte X. Tyranitar è devastante. Attacca con 4 energie e infligge 60 danni per ogni segnalino danno in più. Vuol dire che se infligge 110 danni e l'avversario sopravvive, avrà 11 segnalini e al turno dopo farà 770 danni. Si utilizza in un mazzo con Golbat e Crobat che quando entrano in campo mettono segnalini di danno all'avversario. E poi ovviamente Xerneas X come ricompensa, Gardevoir ottenuto adesso. Vediamo che fa. Questo Pokémon non ha debolezza, utile. Cura questo Pokémon da una quantità di danni, pari a quelli inflitti al tuo Pokémon, al Pokémon attivo del tuo avversario. Quindi è molto utile quando, come si dice, mamma mia, dislessia, portami via, quando ha carte che potenziano l'attacco, altrimenti non è molto utile il primo colpo. Il prossimo premio lo otteniamo tra 60 fulminetti, premi sfida, non so come si chiamano questi fulminetti, tra 60. E se ne prendi, io ne ho presi 10/15 a lotta. Se ne prendono 10 quando giochi male, 15 quando giochi bene. Comunque ne cerchiamo un'altra di lotta, semplicemente perché volevo fare una lotta d'episodio per mostrare mazzi. Però non ho mostrato molto perché l'avversario ha forfettato molto in fretta. E troviamo un avversario fuoco. Sta lanciando la moneta. All'inizio o uno o l'altro lanciano la moneta per decidere chi inizia. È uscito Croce, quindi... aveva deciso se esce Croce e decido io che inizia lui. Onestamente sono indeciso se capire se mi piace iniziare per primo o per secondo. Perché se inizi per secondo attacchi subito, ma se inizi per primo poi puoi attaccare con 2 energie. Allora, Machop, ho già un po' in mente la strategia da utilizzare adesso. Semplicemente utilizzo Ornella per prendere Lucario. Sì, voglio pescare una carta in più. Lucario è lo strumento per scambiare. Metto Lucario, scambio con Machop. In questo modo posso attaccare subito con Lucario. Prende Fennekin. Inizia con Entei. Sono ridotti di 30. Ok. Abbiamo pescato scambio, quindi non c'è problema. Prendiamo
Prendiamo Ornella, prendiamo il nostro Lucario. Intanto ci permette anche di guardare per bene il mazzo per capire quali carte non abbiamo nel mazzo ma sono nella pila dei premi. E in questo caso è Mega Lucario nella pila dei premi. E quale carta voglio prendere? Per il momento prendo Tonico Evolutivo, perché la Ultra Ball ci serve principalmente se vogliamo prendere qualche... se vogliamo prendere, mamma mia, dislessia, portami via. Mega Lucario X o Lucario X. Comunque, perché sto usando questa strategia? Intanto prendiamo carte. In questo modo io i Machop e i Machamp di solito li lascio sempre in panchina, non gli do mai energia. Se fossimo me, diciamo, li potrei utilizzare, perché adesso soffro molto i Regice, perché sono immuni ai miei Pokémon X e ho soltanto Pokémon X buoni in questo mazzo, a parte l'Andorus. Però l'Andorus di solito non glielo do mai 3 energia. E ha un attacco costo 7, fa 70 danni, il turno dopo è immune a tutti gli effetti e i danni dei Pokémon X, quindi mi blocca completamente e ho molti problemi in quel caso. Mettiamo Lucario avanti per adesso. In questo modo al turno dopo posso mettere Machoke e poi fare Tonico Evolutivo. Ok, adesso diamo energie, dovrebbe fare 50 di danni, così grazie alla benda posso mandarlo KO in 2 turni, dato che al prossimo turno farò 80 danni con colpo rotante e sarà una bella cosa. No, riduce di 30 i danni. Interessante. Interessante, non lo mando più KO a meno che non pesco adesso un bellissimo, come si chiama? No, vabbè, diciamo l'energia speciale, ma non la pesco. Mettiamo un bel Machoke, diamogli l'energia e il secondo attacco di Lucario X è ottimo, perché ci permette di pescare fino ad aversi carte in mano. Sì, voglio pescare. I tonici evolutivi non lo utilizzo per far evolvere Lucario perché si spreca e sappiamo che il nostro Mega Lucario è nella pila dei premi. Però adesso possiamo avere due Machamp in panchina. Elisio ci costringe a scambiare un Pokémon. Ah, quanto è forte Elisio e quanto è fastidioso. Perché adesso non posso ritirarlo. Non posso ritirarlo. 30 di danni, muro di fuoco. Ok. Però, ok, energia speciale la diamo a Lucario. Perché? Perché il Machoke lo voglio sacrificare. E perché lo voglio sacrificare? Un attimo che prendiamo altre 2 energie, così sfoltiamo un po' di mazzo di energie. E abbiamo più possibilità di pescare cose buone. Perché posso approfittare di questo turno per fare Mega Evolvere Lucario. Quanto sono stupido. Lucario ce l'avevo nella pila dei premi. Mi sono distratto un attimo. Però almeno possiamo fare evolvere Machoke, aspettando di prendere un... fine turno. Aspettando di prendere un Ornella per prendere una carta scambio, oppure una carta scambio direttamente, perché ne abbiamo 4 e 4 nel mazzo, quindi non dovrebbe essere molto improbabile pescarle. E comunque incasso 5 colpi. Landorus, carissimo Landorus, voi ho non ho carta energia nel cimitero. Ecco perché io utilizzo principalmente l'Ultra Ball, perché così con Landorus posso mettere le carte energia dal cimitero in campo. Dovrei metterne 3 Ultra Ball. No, ne ho 3, che sto dicendo? Mi ricordo 2 perché ne ho 2 e una di un'altra espansione. L'energia adesso la mettiamo a questo Machoke, dato che Machamp ci muore, almeno lo utilizzeremo sull'altro Machamp. E abbiamo visto di averlo nel mazzo. Comunque, Entei nel momento in cui... Entei nel momento in cui ci attacca... ci manda KO, noi lo mandiamo KO a nostra volta. E l'altro Entei non ci preoccupa particolarmente perché Lucario X ha tantissimi HP. 30 di danni, tocca a noi. È il momento di fare Ultra Ball. Tonico Evolutivo. Tonico Evolutivo ci fa prendere un Machamp. Non utilizzo la Ultra Ball per un semplice motivo. Se scarto 2 carte e prendo un Pokémon, poi che faccio? Non posso utilizzare l'Andorus perché non avrebbe energie. Preferisco essere sicuro e dare energie al mio Machamp. Ultra Ball la utilizzerò se pesco 3 carte inutili con un pattino. Ho già detto perché utilizzo i pattini e non Tierno. Avevo preso per in giro i pattini. Può scartare una carta dei nostri Pokémon. E scarterà sicuramente l'energia speciale di Lucario. No! Un'energia normale di Lucario, perché l'hai fatto? Se avessi scartato l'energia speciale, avrei fatto 20 danni in meno. Ok, Machop. Machop. Mettiamo l'energia qui, Machop ce lo teniamo in mano dato che non lo possiamo far evolvere allo stadio finale, quindi sarà abbastanza inutile in campo. E come lo teniamo per scartarlo. Non so se debba mettere 2-2-2, preferisco avere 3 Machop,
nel caso magari uno mi capitasse nella pila dei premi. Adesso l'avversario cosa farà? Tra l'altro, non l'ho detto, mi sono dimenticato di dirlo all'inizio del video. Vabbè, lo dirò alla fine. Anzi, lo dirò adesso, una cosa importante. Riguardo a quello che ho detto nel video precedente, cioè mettiamo dei codici per le bustine nel corso del video. Sì, in questo video non ci sono. Ve lo dico già da adesso, nel caso foste preoccupati. Ok, adesso posso mandare in campo Lucario. Non ci sono in questo video, perché ho deciso di fare una cosa. Con questa serie non mi metterò avanti con gli episodi. Registrerò magari inizio settimana per i video di tutta la settimana. Ok, Ornella, possiamo prendere cose interessanti. Quindi, cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire semplicemente che io non mi metterò mai avanti con la serie. Vedrete più o meno in tempo reale con quanta velocità andrò avanti nel gioco, con quanta velocità diventerò bravo. Di conseguenza potrò vedere il numero di mi piace e di visualizzazioni della serie. Quindi se giocate e volete codici, vi conviene guardare la serie e mettere mi piace. Perché all'inizio di una settimana monterò magari la domenica, il sabato, i video della settimana successiva. E metterò all'interno di quei video un numero di codici in base al numero di visualizzazioni, mi piace e non mi piace commenti che vedo negli episodi della settimana precedente. Per esempio, se non se li è filati nessuno i video e su due video hanno preso tipo 60 mi piace l'uno e 400 visualizzazioni, metterò un solo codice ad episodio o magari due codici in un episodio e zero nell'altro. Mentre se ho messo per esempio due video, entrambi hanno superato le 600 visualizzazioni, entrambi hanno superato i 90/100 mi piace, potrò mettere tre codici nel corso della serie, quattro codici nel corso della settimana. Beh, magari tre in uno, uno nell'altro, metto tre video, due codici ad episodio se magari mi sento abbastanza buono. Quindi sì, se volete, adesso metto mashup semplicemente perché così pesco più carte. Ok, si è ritirato l'avversario, dicevo così pesco 5 carte al posto di 4. Cosa prendiamo? 10p. 10p, ottimo. E 1p per la vittoria. Premio esperto dell'abbinamento più ruota della fortuna. Finito. Abbiamo preso tanti soldi. Quindi, ricapitolando. Se, ok, aumentiamo. Abbiamo preso 10 di energia adesso perché l'avversario si è ritirato forse. Per due monete non potevamo prendere una bustina da 5 carte. Anche se adesso mi sto conservando i soldi per prendere le skin. Per adesso la silhouette del mazzo ho messo Umbreon al posto di quelli base perché non mi piacevano. Ricapitolando, se vi piace la serie, vedete tutto il video, anche se adesso l'avete visto tutto, nei prossimi episodi dovrò dirlo all'inizio. Lasciate un bel mi piace e commentate. Commentate anche per dire di che espansione volete siano le buste. E ricordo che non sempre le metterò e saranno probabilmente in alto o a destra le metterò. Appariranno per 5 secondi nel corso del video. E quindi più mi piace, più visualizzazioni ci saranno nel corso della serie, più spesso porterò gli episodi, magari 1, 2, 3 episodi a settimana, più mazzi mi impegnerò a portare, cioè farò mazzi diversi, magari farò anche dei video per vedere i miei mazzi, farò dei video per vedere quanto spacchetto i lotti grandi di carte. Per esempio adesso sto aspettando che su un account eBay mettano Ancient Origins, che è l'ultima espansione, che mettano il blocco da 100, che lo prendo a 20 dollari. Anche se non dovrei dire quanti soldi spendo, non è una cosa giusta. Dimenticato, però è l'ultimo episodio in cui lo dico. Aspettano che mettano i lotti, perché sarà da lì che farò i miei prossimi due mazzi, perché ho messo già gli occhi su due tipologie di mazzo. Quindi questo è tutto per l'episodio di oggi, vi ringrazio per la visione, continuate a dare un tocco di vista al TGC, vi do appuntamento ad un prossimo video, anche se mi sono reso conto che non devo dire TGC, no, TGZ, TCG, mi confondo, TCG o TCG, non mi ricordo come si pronuncia la G in inglese, è G ma non mi ricordo l'accento, vabbè, bando alle ciance, ci vediamo al prossimo video.